Buongiorno, benvenuti alla videoanalisi del 22 febbraio 2017. Movimenti interessanti questa mattina sul Forex, sul cambio euro dollaro, euro dollaro che in questo momento ci sono due personaggi che stanno, lo stanno portando a volte su, a volte giù e solo questi due ho preparato una fotografia. Eccoli qua. Trump, Mr. T con la signora Le Pen, Le Pen Dati macroeconomici americani ieri negativi, PMI, servizi e manifatturiero sotto le attese, positivi sono stati quelli europei, però la reazione è questa qui, adesso vi faccio vedere in tempo reale, eccolo qua, euro-dollaro, 1,0505, poco fa ho toccato anche un minimo sotto 1,05, quindi vedete vendite, vendite di euro con acquisti di dollari, in un strano caso che vedrebbe appunto... L'euro rafforzarsi, l'inflazione oggi è stata confermata all'1,8%, insomma ieri il dato PMI poi scorporato e visto sì, c'è una fiducia da parte delle imprese, eh, si va verso ordinativi, ordi, arrivano ordini, si assume nuovo personale, insomma tutto fa pensare addirittura adesso ad un rialzo della crescita europea del PIL, insomma tutto però invece brum, l'euro che in questo momento soffre, soffre, soffre. Le parole della signora, la signora, eccola lì, la signora che avanza, avanza nei sondaggi. Ricordate bene l'esperienza recente, ma ci sono state anche tantissime altre situazioni in passato. Sondaggi che dicono che sta recuperando terreno. Lei dovrebbe vincere, al prendere più voti al primo turno, ma al ballottaggio non dovrebbe farcela, sia che sia, con chi andrà a confrontarsi però si sta riducendo il margine e quindi preoccupa. Questa cosa preoccupa i mercati perché Le Pen ha già detto che lei ha fatto i complimenti al popolo inglese per Brexit e quindi vorrebbe fare qualcosa di simile per quanto riguarda anche la Francia e quindi tutto quello che è il discorso di Draghi, l'irreversibilità dell'euro vacilla. Poi non sto citando in questi giorni volutamente il discorso Grecia perché già ne, sappiamo benissimo se doveva succedere qualcosa doveva succedere all'epoca con luglio 2015 cosa che non c'è stato il referendum aveva votato la gente e poi eh, Tsipras ha eh, fatto una retromarcia eh, però insomma, anche la situazione italiana, non scherzo, i mercati guardano una certa apprensione, però ricordiamoci anche che quella che è stata la reazione, poi tutto sembrava chissà cosa avesse e poi invece no. Per quanto riguarda lui, in questa foto così, che solitamente fa così nel, invece <ride> nelle fotografie con vari leaders, ehm, faccia, si fanno notare che eh, è un po' in ritardo sulla tabella di marcia, il piano economico, politica fiscale rispetto al suo predecessori Reagan con cui viene spesso paragonato almeno per quello che è la politica che intende fare con Barack Obama l'ultimo insomma di questi tempi già siamo al 22 febbraio già avevano presentato il piano eh, la politica economica del governo caro Trump quindi ti aspettiamo probabilmente martedì prossimo 28 farà il primo eh, discorso sullo stato dell'unione Potrebbe essere quella l'occasione giusta. Intanto oggi ci sarà, questa sera, verranno rilasciati i verbali dell'ultimo meeting della Federal Reserve. Se mai viene fuori qualcosa di nuovo, anche se oramai gli esponenti stanno dicendo di tutto e di più in questo periodo e stanno parlando su quello che è. Alla fine il mercato vuole sapere a marzo ci sarà o no questo rialzo dei tassi promessi 3 per questo 2017. Insomma, quindi questa è la eh, situazione dei mercati. Vedete l'euro dollaro: vendite 1,057. Anche il dollaro yen sta vivendo un momento non proprio favorevole. È andato a fatto un minimo 112,96. Perché il signor Kuroda, il governatore della Banca del Giappone, che qualche giorno fa aveva detto in casi di peggioramento della situazione economica giapponese o internazionale, potremo ritoccare a ribasso gli interessi, i tassi interessi, quelli overnight presso la Banca Centrale Giappone, che sono sotto zero aveva detto oggi ha detto il contrario ha affermato il contrario ma stiamo scherzando no non è il caso di toccare i tassi oramai non si toccano più e in qualche modo ha avuto delle ripercussioni c'è anche da dire eh, non so se riuscite a vedere il rosso si vede comunque i, gli indici americani in questo momento ma poi quando apre wall street risalgono e registrano nuovi massimi storici in questo momento c'è una certa sofferenza vedete questo è l'sp 500 e il nasdaq quindi dollaro yen in questo momento paga paga la correlazione e probabilmente anche le parole del governatore della Banca Centrale del Giappone. La sterlina pure in difficoltà, vedete, tutti sui minimi, e quindi qui è un dollaro che si rafforza così come invece il dollaro franco-svizzero sta spingendo al rialzo e questo è il trend positivo. Massimo toccato, 1,0136. Ma adesso andiamo a vedere su base daily quella che è la situazione. Visto che c'è già pronto il grafico, dollaro franco svizzero, vedete aggiornato il massimo di periodo da quando si è formata questa candela verde lo scorso 3 febbraio, ripresa quindi delle quotazioni, candele rosse che non dovevano esserci, un'anomalia chiamiamola così del mercato in un contesto in cui parole della Yellen, dati macroeconomici, inflazione sopra le attese, si è presa una pausa. Diciamo così il mercato, candele rosse che inga hanno ingannato, però, infatti c'era anche la videoanalisi, guardati i fondamentali in questo caso che dicono insomma il dollaro dovrebbe rafforzarsi, se poi lui, Mr. T, comincia a twittare, tra le altre cose attenzione che l'orario è quello lì, per il momento nessuna notifica, eh, e annunciare questo piano di stimoli fiscali, tutto quello che è anche la border tax, se lo farà o meno, quindi poi. Andrà a influire ovviamente sulla moneta americana. Quindi, dollaro franco svizzero ha toccato un nuovo massimo di periodo 1,0136, l'euro dollaro a sua volta invece tocca un nuovo minimo aggiornato, quello dello scorso mercoledì 15 febbraio. Quindi, come vedete, di mercoledì, mercoledì 15 e anche mercoledì, vedremo se sarà il minimo della settimana oppure no. Mentre il dollaro yen fatica qui, dollaro invece non avanza. E si è formata anche questa piccola resistenza di brevissimo in aria 114,30, 114 e 114 50, stenta a decollare. Ha toccato anche un minimo sotto 113, ho già detto 112,96. Lo vedete anche nella finestra dati: in alto sono i valori ufficiali di mercato. Sterlina abbiamo avuto un PIL sopra le attese, però che non dice non guarda bene positivo per il futuro anche perché gli investimenti non ci sono, sono, sono soprattutto le spese dei consumatori che stanno tenendo alto il PIL. Comunque è in corso ancora il dibattito alla Camera dei Lords, vedremo se a marzo finalmente ci sarà l'attivazione dell'articolo 50, intanto ieri Juncker ha ribadito il concetto, il messaggio alla Theresa May che l'uscita sarà costosa e questo invece la May dice no, no, beh poi quando sarà vedremo di negoziare la... Fu riuscita, i costi, il costo dell'addio dell alla Unione Europea, quindi questo sarà un dibattito assolutamente molto 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 caldo. Guardiamo anche eh, le materie prime, petrolio non pervenuto, eh, però c'è da dire che ieri ha rischiato tra virgolette di superare la resistenza 54 e 84 non è avvenuto oggi ancora siamo sotto tale livello per il momento non c'è il rischio di superare questo ostacolo ricordo che le posizioni dei fondi è altissima a livelli record al rialzo il che come dicevo ieri non fa capire, non è chiaro che significa c'è ancora spazio per ulteriori acquisti o poco a poco cambia il vento, cambia il mood, il sentiment e tutti questi che erano long vengono meno e chiudono posizioni. Quindi attenzione, situazione molto molto è una quiete prima della tempesta. Il grafico del petrolio, guardate, è proprio piatto piatto piatto, quiete prima della tempesta. Ieri sembrava un sussurro, potesse superare l'ostacolo 54 84 e non è avvenuto. Anche perché USD CAD, il mercato, lo strumento con cui è correlato inversamente solitamente, se sale uno, scende l'altro, sta spingendo al rialzo. Quindi USD CAD, il messaggio che ci manda è che il petrolio potrebbe venire giù. Anche USD CAD insomma, quindi se dobbiamo propendere la eh, posizione dei fondi al rialzista, fortemente rialzista, rapporto è 10 a 1, 10 al rialzo contro 1 al ribasso, praticamente. USD CAD ci dice che potrebbe essere effettivamente accadere, che è quello che dicevo prima. Una. una Crollo non sono crollo, comunque un ribasso delle quotazioni. Che poi, se torna al grafico del petrolio, ora aspettiamo delle conferme al rialzo col superamento di questa soglia 54-84 51,63 o 52, anche volendo quest'area qui, vedete? Per quanto riguarda avere delle conferme al ribasso. Fin quando si resta qui, si resta nella zona, nella terra di nessuno, praticamente per quanto riguarda il petrolio. Buono sono le speculazioni intraday, praticamente. Gold gold conferma, torna a confermare. Questo è un grafico daily aggiornato quindi alla seduta di. Ieri Candela Rossa si rafforza nuovamente la view al ribasso, quindi anche qui un dollaro che potrebbe rafforzarsi contro il metallo prezioso e, tornando al petrolio, un altro elemento che potrebbe far venire giù il petrolio è il rafforzamento, anche l'apprezzamento della moneta americana, visto che questo è crude oil quotato a New York in dollari. Quindi le premesse sembrano tutte, l'australiano ieri ha parlato, il governatore della Banca Centrale Australiana ha ribadito lo stato di salute economica lì è positivo quindi tutto sommato, anche se i dati sull'occupazione, eh, la, la partecipazione, il full time eh, non sono stati soddisfacenti nell'ultima rilevazione, così come anche il PIL, però è stato giusto un fatto stagionale e quindi non, è, non si è detto per niente preoccupato. Audi USD che come vedete sta in questo momento disegnando una potenziale verde, resta comunque sotto la resistenza 0,7745, mentre il neozelandese vicino di casa dell'australiano resta anch'esso al ribasso e per il momento c'è qui questo piccolo tappo supporto in area 0,71 e 50 da lì probabilmente una volta rotto questo potrebbe scendere ancora di più per poi approdare verso 0,68 e 72 in questo contesto è interessante vedere sempre la situazione di CAD yen che è correlato in qualche modo positivamente con Wall Street perché c'è la componente CAD, USD CAD è l'obbligazionario che solitamente USD CAD sale o scende, fa l'opposto, solitamente non in maniera meccanica, automatica. Rispetto a Wall Street, dollaro yen invece è ha una correlazione diretta positiva. Solitamente, veramente ci tengo a precisare. Non è che deve rispondere a ogni rialzo dell'indice dell americano deve rispondere il dollaro yen o USD Cad. Mediamente, diciamo. E quindi anche qui vedete c'è una certa incertezza KDN con un trend di fondo al ribasso, e quindi se dovesse poi rompere 85-19, potremmo avere delle risposte anche praticamente dal mercato azionario al ribasso, chissà comunque. Tutto dipende da lui, tutto dipende da lui per quanto riguarda sicuramente il discorso americano, per il discorso europeo. E lei, eccoli lì, bella coppia. <ride> e niente, io mi fermo qui. Grazie per l'attenzione, buona giornata, buon trading a tutti, arrivederci.